Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora una volta su Final Fantasy VII Ever Crisis, dove è stato rilasciato il secondo, diciamo, è stata rilasciata la seconda parte del crossover con Final Fantasy VII Rebirth, e ovviamente sono usciti i nuovi stage: Stage Ruin EX 1 e Stage Ruin EX 2. Ci tengo a precisare che questi stage ovviamente richiedono un power di 150.000 e 200.000, che per un account ovviamente come quello mio, che è praticamente un giocatore dal day one, risulta essere anche abbastanza fattibile. Ovviamente per coloro che si stanno approcciando al gioco da poco, o che comunque non hanno la possibilità di potersi approcciare nello stesso modo in cui mi approccio io, cercate in un qualche modo di organizzarvi in modo simile, perché ovviamente io avendo comunque un account con determinati personaggi maxati o comunque determinate armi potenziate, è inutile che me ne privi giusto per fare il contentino e portare magari una cosa diversa. Il mio scopo è semplicemente quella di illustrarvi un piano strategico efficiente, e quindi ovviamente cercherò, dove possibile, di farvi vedere un setup ideale per evitare la fatica, o comunque per evitare, diciamo, problemi in generale. Partiamo ovviamente con il setup per quanto riguarda, che poi sarà identico anche per quanto riguarda la X numero 2, quindi probabilmente lascerò un'introduzione unica sia per la X1 che per la X2, oppure includerò praticamente le run X1 ed X2 insieme in un unico video, che penso sia anche la cosa più logica da fare, perché il mio setup in questo caso è il seguente, dove appunto abbiamo un power comunque di 245.000, che è comunque ben più alto rispetto a quello che ci viene richiesto, ma ricordatevi che comunque il power non per forza deve indicare la vera potenzialità del vostro team, perché un team con un power anche più basso potrebbe effettivamente riuscire ad avere soddisfazioni enormi. Per quanto riguarda il mio setup, in questo caso utilizzo un setup abbastanza classico, diciamo così, no? Abbastanza tranquillo, dove appunto abbiamo Sephiroth come sempre come debuffer fondamentalmente fuoco e supporto fuoco, Eris che invece è la mia curatrice barra debuffer, e poi Cloud che invece in questo caso sarà il mio DPS principale. È lo stesso setup che ho utilizzato anche per gli scorsi eventi, essendo comunque il nostro avversario debole al fuoco e al sigillo X, ovviamente chi ha pullato a capodanno con Cloud e Sephiroth si ritrova ovviamente un vantaggio incredibile dal punto di vista strategico. Ovviamente anche la nuova Tifa qui vi aiuta tantissimo, e comunque sia potrebbe aiutarvi anche un personaggio come Yuffie, qualora la possediate, e che vi possa in un qualche modo permettere di infliggere la debolezza elementale del fuoco. Altrimenti avete la possibilità anche tramite i Crisis Dungeon, vi ricordo per chi magari non se lo ricordasse, di poter acquistare la materia Fire Breach, o comunque Fire Breach, che infligge praticamente un'attacca di debolezza fuoco al vostro avversario, che è comunque un aiuto se volete in un modo o nell'altro sfruttare anche il DPS, o comunque se volete sfruttare la nuova Tifa. Per quanto riguarda i dettagli di questo setup, ormai lo conoscete, è un setup che utilizzo fondamentalmente per il supporto fuoco a Cloud. Infatti Sephiroth, come potete notare, ha tantissimi HP, una buona dose di attacco fisico, e poi ovviamente tutte materie che mi servono per incrementare le stats. Ovviamente fuoco al centro, perché abbiamo lo slot di damage fire 30% in più grazie all'arma di Sephiroth, la Sai, se non mi ricordo, la Radiant Edge, che mi sblocca l'attacco Yai, per l'appunto, che abbassa la difesa fisica e consente anche di mettere la debolezza fuoco. Come seconda arma ho scelto una Nameless, semplicemente per il bonus HP. Anche se con 9800 HP posso benissimo toglierla quest'arma e metterne un'altra, ma non avendo comunque la possibilità di sfruttare appieno
diciamo Sephiroth come DPS, ho preferito mettere tanti HP in modo tale che il suo ruolo sia quello solo di debuffare. Costume di Kuja per prendere l'altro bonus HP e poi come sub weapon praticamente resistenza magica, resistenza fisica, HP e ovviamente incremento di attacco fisico con la Falchion di Zac che mi consente di raggiungere una cifra un po' più alta. Per quanto riguarda Eris invece abbiamo un po' meno HP, però una buona dose di healing e attacco magico. Anche lei ovviamente la classica coppia che secondo me è uno dei setup migliori per quanto riguarda Eris, ovvero Fairy Tail con Sun Umbrella, quindi capacità di poter curare e debuffare il nostro avversario. Io ovviamente le possiedo già in overboost molto elevato, quindi di conseguenza se avete la possibilità sfruttate queste armi, soprattutto la Sun Umbrella con almeno un overboost di livello 6 per poter debuffare immediatamente il vostro avversario. Matiri anche in questo caso per sigillo, in questo caso nella materia finale, fuoco perché giustamente il mio avversario è debole al fuoco e poi la cura per il poison dato che il mio avversario per l'appunto infliggerà poison e quindi in un modo o nell'altro ci cureremo subito per evitare di inseguire gli HP. Costume free to play che abbiamo ottenuto durante l'evento di Halloween, che ovviamente mi incrementa gli HP, quindi bonus HP ovviamente in primis, e poi come diciamo come sub weapon cura e difesa magica, cura, difesa magica, HP e difesa magica. Infatti come potete notare la mia difesa magica è di ben 181 punti, quindi veramente veramente elevata. Qui vi consiglio di incrementare la difesa magica proprio perché il nostro avversario fondamentalmente sarà più forte dal punto di vista magico. È anche vero che tramite la Ruin adesso nella prima fase farà anche un attacco fisico che coinvolgerà tutto il party, però è un attacco che si può tranquillamente anche tankare in questo caso. Per quanto riguarda Cloud invece il mio DPS fuoco, 8400 HP che sono comunque una buona cifra, 3491 di attacco che è veramente tanto. Ovviamente accoppiata con la Buster Sword, l'arma free to play migliore da poter utilizzare per Cloud come arma secondaria o come sub weapon, perché aumenta attacco magico e attacco magico fisico e HP. E poi invece in questo caso abbiamo la Sky Splitter come arma principale, ovvero arma di capodanno che permette a Cloud di effettuare danno fuoco. Vestito Arcanum, ovviamente, Arcanum fuoco sempre pullato per capodanno, summon di Ifrit, perché giustamente è quella sinergica per lui, e poi come materie abbiamo tutte materie che aumentano le stats, tranne ovviamente questo Fire Blow che mi serve per magari dare il colpo di grazia al mio avversario se possiede pochi HP, e poi ovviamente la materia Ruin col sigillo X, perché vi ricordo che praticamente le armi di capodanno sia di Sephiroth che di Cloud hanno praticamente il sigil boost AX che consente di breccare più facilmente il nostro avversario. Sub weapon in questo caso con praticamente la Crimson Blade di Sephiroth che aumenta il boost fuoco e attacco magico fisico, la Black Whisker di Zac che mi aumenta l'attacco fisico e ovviamente il boost acqua che non mi serve, e poi la Crew Kicker di Glenn che mi aumenta HP e boost fuoco. Infatti se andiamo a vedere le mie statistiche abbiamo un boost fuoco addirittura con livello 5, il boost attacco livello 7 preciso con 55 punti, quindi direi che siamo abbastanza coperti. Detto questo, non c'è altro che io vi debba dire, questo è il mio setup per la X1 e per la Ruin X1 e ovviamente anche per la Ruin X2. Detto ciò, io vi lascio alla run per farvi vedere appunto il funzionamento in automatico di questo team e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye!
Adrenaline.